Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di One Piece Spunti di riflessione. Com'è andata l'estate? Purtroppo sta finendo per molti di voi, so che è già finita perché sono ricominciate le scuole. Io sono circa 5-6 anni che le ho finite e come si dice dalle mie parti, vi sono nel cuore ma vi vo' nel culo. Ci siamo intesi. La puntata di oggi non analizzerà i soliti spunti come suo solito, bensì parlerà della geografia di One Piece. Questo argomento tanto ostico per molti di voi, ovviamente non tutti, però ho notato sulla fanpage One Piece Spunti di riflessione che ci sono molte difficoltà a capire come è fatto questo mondo One Pieceano. Quindi vediamo di discuterne un po' insieme. Immagino che l'argomento sia già stato trattato altre volte dai miei colleghi, non mi sono informato al riguardo, però credo che un ripasso faccia bene a tutti, me compreso. Inizierei con il vedere le immagini presenti in rete. Guardate e poi parliamone. Ecco, secondo me queste immagini non fanno altro che confondere ancora di più le idee. Quindi la lezione sarà vecchio stile, ovvero con l'ausilio del mappamondo. Immaginate che questo sia il mondo di One Piece. Esiste un solo continente, che è la Red Line, la linea rossa, che funge da meridiano e taglia il mondo in maniera longitudinale esattamente in due. Come ho già detto, è l'unico continente presente in quanto poi si compone esclusivamente di isolette sparse un po' ovunque. Il nostro equatore in One Piece è rappresentato per metà dalla rotta maggiore, per l'altra metà dal Nuovo Mondo. Questo pseudo meridiano e pseudo equatore vanno a dividere il mondo in quattro spicchi che corrispondono ai quattro mari. I due mari che si affacciano sulla rotta maggiore sono il mare orientale e il mare meridionale. Gli altri due mari che si affacciano sul Nuovo Mondo sono il mare settentrionale e il mare occidentale. Rotta Maggiore e Nuovo Mondo sono separate dai rispettivi mari dalle fasce di bonaccia, che come ben sapete sono tratti di mare dove non c'è assolutamente vento, correnti marine, e sono popolate da numerosissimi re dei mari, quindi è difficilissima la navigazione se non per i pirati veramente esperti e dotati appunto di mezzi magari a motore, a pale, non lo so, e per la marina che come ben sapete le cui navi hanno il fondale rivestito di agrammatolite e quindi possono attraversare questi tratti di mare senza alcun problema. Ora voi mi potrete chiedere, ma gli abitanti o sì, coloro insomma che navigano nel mare settentrionale e nel mare occidentale non potrebbero entrare direttamente nel Nuovo Mondo senza fare tutto il giro classico? Beh, la risposta è tecnicamente sì, si può fare. Tutto sta nell'attraversare le fasce di bonaccia e non credo sia una cosa così semplice. Inoltre, delle nuove leve che si vogliono avventurare nel Nuovo Mondo, non credo convenga loro andare direttamente lì, anche se riuscissero a attraversare queste fasce, in quanto avrebbero vita breve. Credo che fare tutto il percorso classico serva anche a farsi le ossa, a fare esperienza, a fortificarsi, eccetera, eccetera. Lo stesso Trafalgar Blue
proveniente dal mare settentrionale, ha deciso di fare tutto il percorso classico, nonostante avesse appunto un sottomarino e abbia dimostrato di poter navigare nelle fasce di bonaccia andando all'isola delle Amazzoni. Però insomma, come vedete, credo sia questa la via, è più lunga ma anche la più semplice e la più giusta da fare. Importante, guardate un attimo questa immagine e poi ne parliamo. Tra la fine del Nuovo Mondo e l'inizio della Rotta Maggiore c'è la Reverse Mountain, nella quale, come abbiamo visto dalle immagini, convergono tutti e quattro i mari: mare orientale, meridionale, settentrionale e occidentale. E vi è una sola uscita che dà sulla Rotta Maggiore. Rotta Maggiore che, come sappiamo, può essere percorsa solo in una direzione, dato il magnetismo delle varie isole. Una volta che uno entra nella Rotta Maggiore, sceglie appunto una rotta e l'Hog Post gli farà percorrere appunto questa, gli farà fare questo percorso. Nel Nuovo Mondo non sappiamo quasi niente, non sappiamo se può essere percorso al contrario, non sappiamo cosa si usi per orientarci. Quindi, diciamo, è un po' un'incognita e sappiamo veramente poco di questo tratto di mare. Mi verrebbe da chiedere, una volta che siamo arrivati in fondo al Nuovo Mondo, qui dicono si trova Raftel alla fine del Nuovo Mondo, io ho i miei dubbi che sia così facile arrivarci, però vabbè, questo chiudiamo parentesi. Una volta arrivati qui, come si fa a tornare nei vari mari o nella Rotta Maggiore, visto che non c'è un'entrata? Beh, la risposta più ovvia sarebbe attraversare le fasce di bonaccia, andare nel mare settentrionale o nel mare occidentale e da lì o restare lì, insomma, se sei di quel posto, oppure entrare nella Rotta Maggiore tramite la Reverse Mountain e da lì fare ciò che si vuole. Ma suppongo che ci saranno altri passaggi, altre vie, perché abbiamo visto che lo stesso Shanks prima di Marineford combatteva contro Kaido e poi in pochissimo tempo è arrivato a fermare la guerra, o anche gli stessi alleati di Barba Bianca o Barba Bianca stesso. Secondo me hanno trovato altri passaggi per arrivare là. O se non li hanno trovati, hanno comunque percorso il Nuovo Mondo al contrario, passando dall'isola degli uomini pesce e arrivando nella Rotta Maggiore. Quindi ci sono ancora tantissime cose da scoprire su questo tratto di oceano, li scopriremo andando avanti con il manga. Quindi, ricapitolando, Red Line, che taglia il mondo in due in maniera longitudinale, metà Rotta Maggiore, altra metà Nuovo Mondo. I pirati di Luffy sono arrivati dal mare orientale, entrati dalla Reverse Mountain nella Rotta Maggiore, hanno fatto tutta la Rotta Maggiore, sono arrivati dall'altra parte della Red Line, dove si trova Marigioa in cima e l'isola degli uomini pesce sotto. Sono andati all'isola degli uomini pesce e risbucheranno nel Nuovo Mondo. Dovrebbero percorrere tutto il Nuovo Mondo e, arrivati in fondo, si troveranno davanti di nuovo la Reverse Mountain. Vedete, è molto più semplice di quello che sembra da quelle foto stronzissime che mettono su Wikipedia, che non fanno altro che confonderci, a mio avviso. Spero di essere stato abbastanza chiaro, spero che questa lezione sia stata un po' più interessante rispetto a quelle che state facendo in questo momento a scuola. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube One Piece Mike e alla fanpage One Piece Spunti di Riflessione. Apro una parentesi per ringraziare tutti per le 100.000 visualizzazioni del canale YouTube in soli 6 mesi. Un risultato veramente oltre ogni aspettativa. Lo so, lo dico tutte le volte, ma mi stupisco di continuo di questa cosa.
approfitto per salutare tutti voi, augurarvi un buon finale dell'estate, se ancora c'è. Andate al mare, ragazzi, andate da qualche parte, godetevi la uscita, è ancora caldo. E ci vediamo la prossima volta per una nuova puntata di One Piece, spunti di riflessione. Un saluto a tutti.